Ciao a tutti, bentornati su Davor Virgo. Siamo qui pronti a proseguire la nostra avventura con la Fiorentina, iniziata bene, ma che sta proseguendo in modo pessimo. Purtroppo va così. Allora, vedremo questo episodio: le partite contro Parma, Sampdoria e Perugia. 9 punti. Dobbiamo fare 9 punti perché veniamo da un periodo devastante. Lazio, un Torino sorprendentemente che va bene in campionato, il Napoli e il Milan, sì, squadre difficili, ma comunque abbiamo perso veramente in modo assurdo. Qui un 2-1 dove stavamo vincendo 1-0, un 4-2 fuori casa, dopo che comunque mi pare che siamo andati anche in vantaggio possibile, sì, con Kwame, e lo siamo fatti rimontare. Contro il Napoli, idem con patate, siamo andati in vantaggio e poi siamo fatti prendere in 3 minuti. Con Milan, niente, abbiamo fatto una buona partita tutto sommato, a parte Marez che sembra essere diventato lo Scarparo che gioca nel campo di periferia. E niente, quindi non ci rimane altro che fare 3 vittorie contro Parma, Sampdoria e Perugia. Ma adesso andiamo a vedere la formazione che ho deciso di mettere in campo contro il Parma. Giochiamo in casa. Lafond, Lirola, Lianco, Kumbulla, Firpo, Benassi, Dahoud, Duncan, Lingard, Kwame e Vlahovic. Voglio un po' tenere sugli altri sul pezzo, un po' di news di mercato. Alfred Duncan, cosa assurda, mi avevano fatto un'offerta a 23, non so se vi ricordate, il Dalian ha detto di no. Poi ora praticamente mi hanno fatto delle offerte a 6 milioni, cioè, come dire, se il giocatore mi rifiuta un'offerta precedente cara, nel senso con una certa votazione alta, dopo o lo svendi oppure te lo tieni. Dinamica senza senso. Come era senza senso il valore di 23 milioni per Duncan, ma te lo offrivano dalla Cina, cioè dalla Cina offrono 40 milioni anche per una sigaretta elettronica, per una birra, c'è, cioè, per tutto. E quindi voglio dire, l'ha rifiutata. Adesso ho tentato addirittura lo scambio con Ricciardi della Roma per liberarmene. Comunque, in entrata poi ci sarà un giocatore dalla Lazio che sta arrivando. Purtroppo di alternative in attacco ne ho trovate poche, cioè, nel senso, sugli esterni abbiamo Lingard, Kwame, dobbiamo provare Maldini, abbiamo Sutil, abbiamo Marez. Diciamo che potremmo fare meglio, però ad ora non si trova meglio, quindi questo è il discorso. Avevo fatto anche un'offerta per Almendra. Accettate tutto e bene, perché non ho accettato di mettergli un ingaggio alla decima presenza di 1 milione e 8, ha rifiutato. Quindi neanche un minimo di trattativa, cioè un minimo c'è stata. Boom, mi ha rifiutato e sta ancora al Boca Juniors PS, quindi è andata così. Quindi ormai diciamo che quest'ultimo mese di gioco in game non si è andato molto bene. Ovviamente sfortune su sfortune, Pezzella infortunato, Vrsaljko fuori per mesi, Pulgar squalificato, insomma non è una situazione bella. Ma andiamo a vedere la formazione del Parma. 4-3-3 per loro, con Sepe in porta, Darmian, Colley, Gagliolo, Pezzella in difesa, Samaris, Brugman, Kurtic a centrocampo, Caramo, Inglese e Martinez. Brian Martinez, ok, va benissimo, e ora dobbiamo vincere e vincere. Lirola per Lingard. Ora Vlahovic, Lirola. Lirola va sul fondo, cross in mezzo, Kwame, palla fuori di poco, calcio d'angolo di Brugman. In mezzo stacca Dahoud, addirittura bassino Dahoud. Lingard scatta in contropiede, siamo due contro tanti, cross ribattuto, ma Lirola in seconda battuta arriva sul pallone. Dahoud, Benassi, Dahoud ancora, bella per Kwame. In mezzo Gagliolo stacca, Samaric per Brugman, Kurtic palla lunga. Bel anticipo di Lirola, Lianco per Lafont, palla lunga per Benassi, di testa per Dahoud per Lingard. Abbiamo un casino di giocatori che iniziano con la L. Lingard per Kwame, e nell'uno contro uno contro il portiere batte Sepe con un bel
Sinistro. Bella, bella, bella. Io stavo anche riflettendo, ma se mettessi Leao al posto di attaccanti esterni, perché o li tu hai dei terzini, non tanto che spingano, ma che spingano bene, cioè che veramente siano a livelli alti alti, o se no ho paura che questi terzini così fatti, andando in inferiorità numerica, possano andare in difficoltà. Potrebbe essere una soluzione, dovrei vedere gli esterni perché qua me dovrei portarlo a destra, bisogna vedere quanti mancini ho, o comunque devo un pochino bilanciare le cose. Intanto Dahoud per Benassi, Benassi per Dahoud, palla lunga bella per Kwame, Kwame prova il tiro ma è ribattuto, Firpo per Kwame, Duncan per Junior Firpo, tiro di Firpo, seconda rete della stagione. Ah, mi sono scordato. Abbiamo annullato il trasferimento di Pessina perché sarebbero stati 3 milioni e 6 regalati. Cioè, nel senso, per un giocatore che magari avrebbe fatto il sesto, il settimo centrocampista, onestamente non mi va di buttare via i soldi. Ora, che Junior Firpo mi dispiacerà molto che se ne andrà a fine stagione, speriamo che Augustinsson faccia dia maggior sostanza. Perché comunque ripeto, Firpo mi piace tanto, però è intrattenibile dal Barcellona. Io posso provare a vedere di estenderglielo. In tal caso ci terremmo Firpo e Augustinsson. E poi dovremmo vedere Ranieri. Io Ranieri venuti, Sottil, non vorrei toccarli, neanche Guidotti, perché sono quattro giocatori della primavera. Quindi loro li vorrei tenere proprio. Cioè, ma veramente, come nel calcio reale, per plusvalenza li terrei. Duncan sul pallone, Firpo, 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 come fi 20, fuori gioco però. Quindi gol annullato. Quindi dicevo, questi giocatori vorrei tenerli. Vorrei tenerli perché sono comunque importanti se poi dovessimo andare in coppa o comunque anche in campionato. Quindi niente, dovrò valutare bene, fare scelte sagge. Intanto stiamo vincendo 2-0, sono molto felice. Ovviamente avevo fatto anche un discorso, uno spogliatoio, dove invitavo a essere uniti, di ribaltare questa situazione negativa. Andiamo qui anche, lodiamoli, insomma, un po' così dobbiamo essere adesso. Lingard per Dahoud, largo per Firpo, 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 tende ancora al tiro, Firpo è già la terza volta che va al tiro, eh. Punizioni Duncan per Pezzella che stava facendo un gol assurdo, era stato fuori gioco, va bene, ok, facciamo qualche sostituzione perché se poi Duncan mi gioca bene, io a Gudelo arrivo, voglio fare così, mettiamo, voglio provare Duncan qui dietro come incontrista e a Gudelo qui come mezzala che attacca. Benassi lo metto CCQ. La cosa bella è che abbiamo dei centrocampisti molto interscambiabili. Quindi Vlahovic facciamolo giocare. Dicevo, sono molto interscambiabili. Quindi ecco, Benassi può fare la mezzala del CCQ, Agudelo la mezzala, ma anche il regista. Quindi cosa buona e giusta. Ora però, ecco, vediamo. Kwame dobbiamo tipo toglierlo perché mi sta morendo in campo. Mahrez meglio che riposi, mettiamo Sottil a destra e togliamo Benassino, però non abbiamo mezzali, mettiamo Saponara, va, mettiamo Saponara come mezzala che attacca, andiamo così. Kurtic per Samaris, Samaris largo, Manirola arriva con la testa, Lianco lunga per Sottil, Sottil che si accentra, Sottil, si va di Kurtic, ma la palla arriva comunque sui piedi a Gudelo. Per Sottil ancora, velocizziamo la manovra, ragazzi. Sottil per Agudelo ancora, Agudelo per Firpo. Firpo su uno contro uno, raddoppio di marcatura, Agudelo ancora per Firpo. Saponara e palo, mica sarebbe stato un bel gol, debutto in campionato e gol per Saponara. Lirola per Vlahovic, Vlahovic per Lirola ancora. Lirola, Lirola, vediamo. Ma Gaetano in scivolata mette la palla fuori. Salvo un'ultima azione, un ultimo gol così estemporaneo. Possiamo dire di aver vinto la partita. Ma cavolo, ma Duncan! Ma Duncan, ma sti passaggi.
L'uomo Bamba. Bamba per Darmian, 27 rimpalli. Junior per Samaris, Brugman Kurtic. Ma possiamo dire di aver vinto la partita 2-0, vittoria meritata. Sono felice del risultato. Quindi Firpo lo lodiamo, che ha giocato veramente bene bene bene, ma la difesa in toto ha giocato bene. Vediamo se adesso riusciamo a trovare un po' di quadra con Lianco, perché se mi gioca meglio di Pezzella, va bene. Allora, chi vuole Duncan? C'è Duncan perché ho fatto saltare la trattativa col Bruges. Mi offrivano 6 milioni, dovevamo pagare 1,5 milioni di stipendio. È troppo bassa. Tu ti metto 10? Va bene. Quindi, se non riceviamo un'offerta di 10 milioni per Duncan, lui rimane. Ok, facciamo così. E quindi andiamo avanti, vediamo se arriva il giocatore che vi ho detto dalla Lazio. Offerta per Duncan. Per fortuna, il Middlesbrough 10 milioni. Minchia, 2-6, cioè il trasferimento sarebbe 7-4. Però, ragazzi, che dobbiamo fare? Questo qui è pure scontento. Prego, vai con Dio, caro. Quindi diremo addio a Duncan. E vediamo, ripeto, perché dovrebbe arrivare il giocatore della Lazio. Dovrebbe arrivare, mai dire mai. Parla dirigenza. Non si farlo giocare. Bene. Signore mio, mo ci si mette pure qui, la dirigenza, ma santo cielo, santo cielo. Vabbè, se poi non mi fa nessuna offerta, non me ne frega niente. E infatti vediamo, il Mise ha rinunciato a Duncan, o mi danno quei soldi o ce lo teniamo. In prestito non lo do. E male che vada, offerta per chi? Per Igor. Non interessa, ciao. A questo punto, contando che nessuno ci farà un'offerta per Duncan, rimuovo Duncan dalla lista di trasferimenti. E Ivan Gomez, questo è il giocatore del quale vi parlavo, firmerà per noi, giocatore interessante, vado in contrasti, in concentrazione, decisione, intuito, posizione, equilibrio, esistenza, un giocatore interessantissimo. Che il primo anno alla Lazio ha fatto benissimo, il secondo non si sa perché non l'hanno fatto giocare. Comunque, accettiamo, abbiamo fatto un'offerta alta, perché comunque mi pare sui 15 milioni, sì, però l'anno prossimo, quindi i soldi di Duncan comunque vanno a servire. L'offerta di Riccardi per Riccardi era stata rifiutata, anche se, però, vediamo una cosina. Però vabbè, non vuole il 100%, quindi ad ora non possiamo. E vediamo ora se Duncan accetta di andare via, ma penso proprio di sì, perché è l'unica offerta che ha. None, non ve lo voglio dare Igor, rimane da noi, rimane assolutamente da noi, è troppo importante come giocatore. Ci puntiamo. Ora, magari non adesso. Sì, che bello, termina prestito, via, diamo indietro Gueye, non paghiamo più il prestito, anzi l'ingaggio, che era tantissimo. Oh, che bello, forse qualcosina negli ultimi giorni di mercato riusciamo a fare, perché non paghiamo più un peso. Contro la Sampdoria ci schieremo così, con Lafon, Lirola, Lianco, Kumbulla, Firpo, Pulgar, Dahoud, Castrovilli, Lingard, Vlahovic e Kwame. Intanto in panchina presente Augustinsson, ancora al top di forma. Ivan Gomez, che vediamo qui le sue caratteristiche, può fare tranquillamente il centrocampista centrale di difesa, e tecnicamente qui potrebbe essere messo al posto di Dahoud, per dire ok, magari metto uno più cattivo. Qui magari metto un altro CCQ o una mezzala un po' più offensiva, e fare o regista arretrato qui ad esempio, spostando Dahoud, insomma un po' di soluzioni ce l'avrei.
Davud non lo sposterei molto perché vediamo che ad esempio come mezzala gli manca l'equilibrio, però comunque è un giocatore che può fare quello. Stiamo a vedere. Comunque per ora scendiamo in campo così, tra poco rientrano anche Maldini e Pezzella e vediamo la formazione della Sampdoria. 4-4-2 per loro, con Auder in porta, De Paolino, Murillo, Chabot e Moore in difesa, il traditore di Nelson, Vieira, Linetti, Bernard a centrocampo, Gabbiadini e Bonazzoli in attacco. Qualcuno poi mi spieghi come fa questa squadra ad essere più alta di noi in classifica. Vabbè. Comunque, con un Murillo che vabbè fa pietà, un Murru che vale quanto De Sciglio, l'attuale De Sciglio in realtà. Comunque, Vlahovic in possesso palla, Dahoud per Junior tira debolmente nelle braccia di Audero. Punizione di Nelson. Ma se ci fosse stato un Murillo, ci avrebbe fregato la grande. Murru. Da fallo laterale per Bonazzoli per Murru. Oh ragazzi, raga. Larga, stiamo larghi, aumentiamo il ritmo di gioco. Togliamo tutte queste robe e lasciamo lavorare i giocatori serenamente. Intanto Lianco per la Fonte ancora, Kumbulla, Castrovilli. Rientra l'infortunio, Castrovilli riallarga bene per Lingard in mezzo, ma il cross è ribattuto. Bonazzoli per Nelson. Bello, Madonna, che rischio che si è preso Firpo! Che rischio che si è preso Firpo! Firpo is on fire. Lirola per Vlahovic, per Lingard con l'esterno per Lirola. Lirola per Pulgar. Dahoud, Pulgar ancora, Dahoud ancora, bel rilancio per Junior, Junior per Castrovilli, prova il tiro, ribattuto e ora parte il contropiede loro. Come sempre succede, perché giustamente la Sampdoria è un fulmine di guerra per i contropiedi. Punizione di Pulgar, in mezzo per Lingard. Madonna, meno male che ha segnato Lingard, ma che uscita brutta di Odero. Audero non ci è arrivato, ha provato la presa o la deviazione col pugno, ma non ci è arrivato. Mamma che brutta. 1-0. Bene, 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 bene. Mi piace come stanno avanti le cose, però vorrei provare una cosa. Allora, vorrei mettere Kwame qui, però nel ruolo di ala attacca. E qui Lingard, lui è un ambidestro. Sì, però voglio provarlo anche lui come ala, cioè voglio tenere il gioco largo in modo che non ci siano, diciamo, loro giocano con un 4-4-2, quindi sono doppi sulle fasce. Stando un po' più larghi, forse riusciamo un po' a arginare questo potenziale predominio sulle fasce. Comunque Kwame si accentra per Castrovilli. Per Lirola, Lirola per Kwame, Kwame per Lirola ancora, Pulgar, che golazzo di Pulgar. Io mi ricordo mesi e mesi fa feci una carriera con la Fiorentina, Pulgar diventò una bestia, però mi pare che, se non mi ricordo male, partì proprio con la Fiorentina, quindi ha giocato sempre ed era diventato una bestia. Poi non mi ricordo dove andò onestamente, però, e mi ricordo che ebbi tanti rigori, ma lui roba che segnò 10-11 gol in stagione tra rigori e tiri dalla distanza. Ed era il periodo, se non erro, che ci fu quel bug, il famoso bug del tiro da fuori, che ogni tiro dal limite dell'area, se non più lontano, andava dentro. Allora, intanto però facciamo sostituzioni, cambiamo Kwame, mettiamo Marez, anzi no, facciamo proprio così, mettiamo Marez a sinistra e Sottile a destra, così abbiamo anche i giocatori sul piede forte. Ok, io vado avanti un po' così, verso il 75esimo metto dentro Gustinson, li faccio prendere un po' di ritmo partita. Comunque Daoud in mezzo, Chabot respinge, Pulgar brutto passaggio, ma Mamour rilancia la carlona,
Bonazzoli forse avrà fatto un dribbling così neanche su FIFA. Signore, o Mertens. Che multiverso. In quell'altra carriera anche io avevo portato Mertens alla Sampdoria. Comunque, andiamo di sostituzioni. No, raga, vi prego, please. Cioè, mo la Sampdoria ti fai 20 minuti di fuoco? No, eh. No, perché non ci sto. Che cacchio. E mettiamo Augustinsson. Lo mettiamo come terzino di supporto. Abbassiamo un attimo il terzino sinistro. Lievemente un po' più contenitivi. E facciamo intanto prendere un po' di fiducia con la squadra, mette un po' di muti sulle gambe e ok, ottimo, abbiamo vinto questa partita meritatamente, cacchiarola, meritatamente. Pulgar, prestazione devastante, ha giocato bene, vabbè, assente, meglio che non dico altro. E andiamo così, ora ci manca l'ultima partita, che non mi ricordo con chi la giocheremo, contro il Perugia. Il Perugia, un Perugia che è quattordicesimo, ha una squadra, boh, cioè, inguardabile. Tu, voi ditemi che una squadra così con Angella, un Rajkovic morto, un Gozzi, l'ha preso a zero? Ah no. Può stare 13, 14esimi sopra di noi, forse? Vabbè. E purtroppo vedete che mi è stata rifiutata l'offerta per un prolungamento per Firpo. Io ti metto, guarda, 150.000 euro. Ti pago anche un prestito. Vediamo se riusciamo a tenercelo. Se no, ragazzi, rimarremo. Augustinsson, insomma, è un bel giocatore. Ancora rifiutata. Quindi deduco che Firpo a fine anno tornerà senza problemi al Barcellona. Non avevo visto Duncan, probabilmente aveva rifiutato. Urca, Milan in cerca di Vlahovic. Io non lo voglio dar via. No, non esiste. Ciao. No, no. Che cosa? Allora, il Cagliari, no. Obbligatorio. Agudelo. No, è in crescita, non mi dispiace, signor Agudelo, rimane. Oh, santo cielo. Eccoci qui per la terza partita dell'episodio, con in casa contro il Perugia. Scenderemo in campo con La Fonte, Lirola, Bianco, Kumbulla, Firpo, Pulgar, Dahoud, Castrovilli, Lingard, Vlahovic e Kwame. Stavo riflettendo, mettiamo dentro Marez, perché è giusto anche che insomma non gli si proprio mette tutte le croci addosso. Magari mettiamo anche Cutrone al posto di Vlahovic. Scendiamo in campo così, è la partita da vincere. Il Perugia è, mi pare, tredicesimo, quindi una posizione davanti a noi, se non erro. E quindi andiamo a vedere la formazione dei Grifoni. Cosmi, allenatore veramente vintage per il Perugia, scende in campo con un 3-5-2 con l'ex portiello in porta, Ferrari, Davidovic, Gozzi in difesa, Selemakers, Gnahore, Fagioli, Verre, Di Chiara centrocampo, Petrelli e Babacar in attacco. Interessanti i due, i tre, ex Juve, Petrelli, Fagioli e Gozzi. Punizione di Marez in mezzo per Kumbulla e Marash Kumbulla la mette dentro. Punizione bellissima di Marez e il giovane difensore albanese dal centro dell'area la mette sul palo alla sinistra del nostro caro ex sportiello. Bel gol e bella partenza. Lirola per Cutrone, ancora per Lirola. Lirola, bello! Cross in mezzo di Lirola, non so se è stato lievemente deviato, ma palla a Castrovilli che di prima intenzione tira e la butta alla sinistra di Sportiello. Bellissimo gol. Bel gol. È stata deviata. Da chi? Da Di Chiara. Il cross era più profondo, Di Chiara gliel'ha messo invece basso sui piedi di Castrovilli. Junior, palla larga per Kwame. Attenzione, contropiedone. Uno contro tanti, due contro tanti, va in mezzo all'area. No, sì, è Patrick Cutrone. Contropiede magistrale. Tiro di Kwame.
respinge Sportiello e come un falco la mette dentro il nostro attaccante Patrizio Cutrone. Bellissimo gol. E siamo sul 3-0, quindi lodiamo, risultato molto 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 importante, vedendo anche da dove veniva il Perugia, anche se è una squadra veramente interessante, Gozzi, Fagioli, Petrelli e Selemakers, che non l'ho mai provato onestamente, FM, mai provato, ma sarebbe anche curioso provarlo. Intanto tiri Babacar fuori, finisce anche il primo tempo, vinciamo 3-0. E che devi dire? Sono contentissimo e continuiamo così, non molliamo. Selemakers, calcio d'angolo, Kwame respinge e Petrelli tira di destro, prima intenzione, poco fuori. Certo, dopo Kumbulla, Castrovilli, Petrelli, per la legge della doppia L, doveva segnare. Boggio in mezzo per Ferrari, invece l'infamone di Ferrari. Hai capito, l'infamone di Ferrari ci segna pure. Però, mazza che infame, oh. Dichiara, ci ha rifiutato e ora ci segna pure. Dichiara intanto, dichiara per Bakar, Babacar, per Ver. Oh raga, però, diamoci una svegliatina, eh. Ma siamo impazziti? Ci vuole un quarto d'ora e ci facciamo recuperare dal Perugia? No, eh. Poi Valerio Verre, 9 gol in stagione. Ma in quale universo? A Paperopoli? Cioè, questi due tiri, due gol. Oh, ragazzi, svegliamoci. Intanto facciamo anche qualche substitution. Ad esempio, togliamo Kwame, mettiamo Lingard. Poi, chi possiamo togliere? Però andiamo avanti così, dai. Dahoud per Pulgar, largo per Junior. Junior scatta sulla sinistra. Junior per Castrovilli. Pulgar, bel lancio per Cutrone, che però è in posizione troppo defilata, non può tirare. Ma serve in mezzo e Lingard la mette. Allora io però stavo pensando, tolgo Firpo e metto Gustinson, perché più li faccio prendere, insomma, confidenza. E più insomma il giocatore comincia a giocare prima titolare, quindi anche perché lui lo sarà. Ah, e poi togliamo anche Mares, mettiamo, no, cambiamo, mettiamo Lingard a destra come ala e mettiamo Maldini, facciamolo esordire come ala che supporta. Andiamo così. Pulgar, bel lancio in profondità per Cutrone, Cutrone che la mette in mezzo e Lingard, ben tapin vincente. Selemakers, bel intervento di Dawood, ma palla sui piedi di Babacar che tira proprio una conclusione allucinante, e la Font la para fantasticamente, stendendosi sulla sua sinistra. Intanto Boggio, Roberto Boggio, un Boggio. Però quasi quasi Boggio alla Fiorentina, giusto per assonanza, lo prenderei. Intanto mancano pochi minuti, 1 minuto, 0 minuti, 0 secondi. Vinciamo la partita 4-2, però quei 7 minuti devastanti tra il 53esimo e il 60esimo, no, 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 perché veramente Ferrari e Verre potevano mettere a rischio una prestazione, perché la partita era molto, molto, molto in bilico. Possiamo anche vedere che abbiamo raggiunto il decimo posto, 32 punti, a pochissimi punti dal sesto, e avevo detto che in questo episodio mi aspettavo tre vittorie. Per fortuna sono arrivate. Contro Parma, Sampdoria, Perugia. Vittorie anche discretamente convincenti. E la prossima puntata, diciamo, ci vedremo Atalanta, Napoli, Juventus. Anche qui vediamo un po', ma 6 punti li considero il minimo. Confido anche che sotto qualcuno ceda, perché è impossibile che mo tutti, cioè che veramente continui ad andare avanti, che dal 14esimo al decimo soltanto 2 punti.
si allungherà la cosa, si allungherà la classifica e vedremo dove ci collocheremo. Comunque per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un piace, iscrivetevi al canale, condividete e attivate la campanella grigia di notifiche per ricevere tutte le news dal canale. Non perdete anche i miei video sul calcio reale che sto portando sul canale. Vi ho fatto anche la rima. Quindi un abbraccione e buon proseguimento.